Una felice serata a tutti quanti, nell'amore e nella grazia di Dio e di Gesù. Come avete visto, oggi ho lanciato dei video nel mio YouTube, Angelo Piccone. Ciao, amore mio! Ieri sera non mi hai chiamato, eh? Ciao, perché non mi hai chiamato ieri sera? Se vengo lì, te li do. E allora, cercate in YouTube Angelo Piccone sopra qualsiasi video. Qualsiasi video che c'è in YouTube, ci scrivete sopra, cerca Angelo Piccone. Vi compariranno tutti i miei profili, tutti. Ma cercatemi dove sono con mia moglie accanto. Questo è il riferimento perché in quel profilo carico tutti i video recenti, perché non ho più tempo. A momenti non ho neanche tempo di caricarli in quel profilo. Se continua così, sicuramente non avrò il tempo. Perciò vi avviso, quando non mi vedete in giro, andate lì e trovate tutti i video che ci sono in online. Lavoro molto, non ho molto tempo. Amore, e io pregherò che tu lavorerai di meno, però guadagnerai per 4 volte. Va bene? Ok, amore? Tranquilla. Adesso so qual è il tuo problema e io pregherò per te. Non ti preoccupare. Non è detto che sarà da oggi e domani, però piano piano vedrai che la tua vita cambierà di bene e meglio. Così avrai più tempo da dedicare al popolo di Dio, perché tu diventerai una grande missionaria. Come hai ben visto, si vede dal mattino se è bel giorno o è un brutto giorno. Si vede dal mattino. Pace, Totò, grazie che hai scritto pace, Angelo. Sì, amore. Allora, ascoltami. Vai nel mio profilo di YouTube che c'è un video che ho caricato per tutti, dedicato a Dio e a tutto il popolo di Dio. Sì, stavo ascoltando un video che era in onda già, la guarigione di Giuseppe Cambolo. Sì, stavo facendo girare nel 24 ore la guarigione di Giuseppe Cambolo. No, non l'ho guarito io non sono guaritore. Io sono nessuno, amore. Io sono l'uomo più piccolo che non sa fare niente, completamente niente. Quello che fa è solo Dio e Gesù. Io prego. E se vuoi vedere, vai in Google, scrivi Angelo Piccone e avrai tutte le informazioni. E tu vai in Google e vedrai le informazioni per te, così ti tappi la bocca e ci metti il pane. Allora scrivi Angelo Piccone in Google e avrai
tutte le informazioni, così la finisci di scrivere, altrimenti ti blocco. E ogni volta con te devo ragionare duro, perché non cambi mai. E te lo dico, se continui così non sarai più vicino a me. E poi piangerai, ma piangerai duro, Frau User 1. Piangerai anche la notte quando dormirai, perché hai fatto male al figlio di Dio. Hai capito? Cerca di metterci pane nella bocca e non scrivere troppo. Vedi gli altri, non scrive nessuno. Si fanno i fatti suoi, ascoltano, guariscono e fanno aiuto agli altri. Non c'è niente da rappresentare come fai tu. Va bene? Chiudendo questo equivoco, stasera sicuramente il Signore ci benedirà, senz'altro, a tutti coloro che hanno un bisogno. Ciao Ale 95, che ha condiviso la live, incoraggia gli altri spettatori a condividere. Allora, vedete, Ale 95 ha condiviso la live, fatelo anche voi, perché stasera è da stamattina che il Signore mi incoraggia e mi dice: stasera farò cadere a tutti in ginocchio davanti a mio figlio. Io non lo so, non lo so se sarà o non sarà, non lo so, lui dice così. Perciò più gente buttata in questa live, più gente cadranno in ginocchio davanti a Gesù, e così questo mondo si rettificherà al più presto. Perché se non andiamo tutti in ginocchio davanti a Gesù, questo mondo non cambierà, scoppierà. Avete capito? Perciò fatelo, che è meglio per noi. Prima ci sarà un cambiamento e prima ci adopereremo verso la beatitudine. Adesso preghiamo. Se c'è qualcuno che desidera che prego per loro o per lui o per qualche altro, scrivetelo, che mentre me ne accorgo, mentre prego, cercherò di presentarlo davanti a Dio e davanti a Gesù. Padre Santo di amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo venire a te con grande potenza e con grande gioia. Vogliamo dirti, Padre, che ti amiamo e ti lodiamo con tutto il cuore. E buon Padre Celeste, ancora se c'è un bisogno molto grande nel tuo popolo, e come tu oggi mi hai fatto capire, vuoi donare percezioni di ripresa a tutti coloro che si avvicinano a te con grande gioia e con grande amore. Sì, buon Padre Celeste, e noi prendiamo a volo tutto quello che tu ci vuoi donare. Sappiamo che, Padre, quando ci avviciniamo a te,
abbiamo una vita perfetta. Soprattutto nel tuo figliolo Gesù. E stasera, Padre, ti voglio pregare per ogni anima che non è nella situazione adeguata. Che in questo momento ha bisogno di preghiere. Tu conosci i loro bisogni, Padre. Anche che si vergognano a chiedere preghiere, Padre, e già vedi il loro bisogno, stendi la tua mano, Padre, su ognuno di loro che hanno un bisogno, Padre. Anche che si dovrebbero vergognare, Padre, di dire, Padre, se sono figli o figlie, Padre, ho un bisogno, se si vergognano e non sono tue figlie e dicono, Dio, finalmente io comincio a capire quanto tu sei grande e stasera voglio lodarti e benedirti, cosicché tu possa far modo che io mi possa accostare a te con grande affetto, con grande amore e possa diventare tua figlia o tuo figlio acquisito. Grazie Padre che tu stasera puoi farmi chiamare a te papà e a tuo figlio fratello maggiore acquisito. Grazie papà, grazie papà. Per quello che tu stasera avrai fatto per me, per la mia casa e per la mia famiglia. E ti voglio pregare, Padre, che è entrata la sorella Margherita Carducci. Benedicila, Signore. E benedici ancora suo marito Michele e i suoi due figli. Buonasera, Margherita. Sei arrivato giusto in tempo per la preghiera e ti sto presentando davanti a nostro Padre. Padre, benedici soprattutto ancora lei, suo suocero, sua suocera e sua cognata, Padre. Stendi su di loro con affetto, Padre, la tua bontà e la tua misericordia. Ungile dall'alto. E ancora a tutte le sorelle che sono entrate qui dal primo momento che abbiamo aperto la live, ti voglio pregare di benedirle tutti, Padre. So che quello che mi hai fatto capire stamattina, tutta la mattinata, tu stasera lo farai, perché darai benedizione a tutti coloro che si accostano a te. Grazie, Padre. E ancora, buon Padre Celeste, stasera sicuramente ci dai molte opzioni a tutti noi che vogliamo accostarci a te. Grazie, buon Padre Celeste. Ancora benedici le nostre famiglie, Padre, i nostri figli e figlie e soprattutto se sono sposate, benedici i nostri generi, o se sono femmine, i nostri generi, e se sono maschi, le nostre nuore. E soprattutto, papà, se hanno figli, benedici i nostri nipoti, quanti essi siano. Dagli prosperità a questi nostri nipotini che possono gioire e soprattutto che possono conoscere la verità di te e non di un Dio messo in croce, appeso a un legno
o un Dio messo come statua vicino a una porta o nelle strade, ma di conoscere la vera realtà. Queste statue sono abominio. Padre, fai che tutti stasera riconoscono che sono stati imbrogliati da questi preti, da questo Papa, non solo da questo, perché questa colpa non ce n'ha, questo Papa ha trovato la strada già seminata da altri Papa, da altri Vescovi, da altri Cardinali, hanno trovato la seminazione programmata, come siamo stati noi quando siamo nati nelle famiglie cattoliche, siamo diventati cattolici e noi non lo sapevamo. Ma adesso c'è qualcuno che dice: uscite da queste chiese! Se volete vivere nella salute, nella pace e nella prosperità. Ma lo vedete? Che mancherebbe lavoro qui in Italia? Abbiamo la terra più bella che esista al mondo. Abbiamo un'Italia che la gente si dovrebbero vergognare di quello che stanno facendo. Noi abbiamo la più bella nazione che tutti invidiano di avere, solo di persone che vengono a vedere la nostra Italia, la nostra Sicilia, la nostra Sardegna, porteranno onore. E che cosa sta succedendo? L'immondizia sulle strade. Ogni crocevia c'è spazzatura. E ogni volta, ogni anno che vengo in Italia, manca l'acqua in Sicilia. Lo fanno apposta. Cosicché quelli che vengono di fuori portano i soldi e comprano l'acqua con gli autobotti. Mi è toccato comprare l'acqua per avere una cisterna che l'ho costruito io quanto questa casa. Vergogna. Che mondo viviamo? È una vergogna. Che mancherebbe acqua qua? Ci abbiamo un mare che non finisce mai l'acqua. Non finisce mai. Basta un depuratore nel nostro paese che potremmo dare acqua a tutto il mondo. No, i soldi se li devono mangiare loro deputati. Loro devono mangiarsi il denaro. L'operaio deve morire di fame, ma deve pagare più tasse. Adesso a gennaio preparatevi perché sarete bruciati con nuove tasse. Ma ce ne avete sangue nelle vene? Razza di vipere! Ce ne avete sangue nelle vene? I vostri figli stanno morendo di fame! Vergogna! Vergogna! Vi dovete vergognare! Armatevi! Distruggete tutto! I francesi sembravano imbecille e vi hanno superato, e voi dicevate che eravate la mafia della Sicilia. La mafia, dove si è andata a finire la vostra mafia? Vergognatevi, razza di vipere. Guardate, a Margherita ci è arrivato un pagamento di 900 euro e a me 600 euro. 600 euro solo di luce, e adesso mi arriverà l'acqua.
Adesso mi arriverà l'acqua! Adesso mi arriverà 500 euro di acqua! E la spazzatura? Ve l'avete mangiata? E il gas! E il gas! E l'assicurazione della macchina! Vergognatevi se quest'anno lo fate passare inutilmente! Non mi vedrete più in internet. Vi abbandono. Vi abbandono completamente. Perché non valete più dei vostri padri e delle vostre madri. Non valete più di loro. Vergogna. I vostri figli quest'anno moriranno di fame. Perché lavoro non ce n'è e nessuno si interessa ad aprire fabbriche. Fabbriche, anche di fumo, bruciare e fa fumo, fabbriche, dipendenti sotto lo Stato ce l'ha il denaro e se non ce l'ha se li presta perché la nazione sta morendo di fame, la nazione sta morendo di fame e che fa lo Stato? Gli emigrati, i neri che non hanno colpa, io li perdono. Arrivano qua e hanno lo stipendio giornaliero e mensile. Vergogna! Vergogna! Questo Stato! Vergogna! Mi hanno chiuso la prima life. Mi hanno chiuso la prima life. Avete capito? No, non si può gridare, non si può dire la verità, non si può dare aiuto a nessuno, perché vi chiudono la live. Avete capito? Noi dobbiamo stare con le corna così e dire sì padrone, come vuoi che faccio così? E così faccio. Noi dobbiamo stare così. Avete capito? La verità fa male, dice Margherita. La verità fa male. Mi hanno chiuso una live. Vabbè, pazienza. Oggi è giusto che cerchiamo di comprendere la realtà, nonostante noi stiamo cercando di aiutare il popolo di Dio. Ma come? Come possiamo aiutare il popolo di Dio quando lo staff ci chiude la live? Come possiamo aiutare il prossimo? Come possiamo aiutare chi è debole? Come? Il mondo è cattivo. I padroni ce l'hanno solo i cani, è vero, eppure tu devi fare ciò che dicono gli altri, vuol dire che sei sottomesso agli altri, anche tu hai un padrone. Quest'oggi dobbiamo svegliarci. Un attimo che apro un'altra live, perché non è giusto
che TikTok ci blocca. Noi stiamo dicendo la verità. La verità. Noi stiamo dicendo la verità. E la verità agli uomini che non sono d'accordo ci fa male. Agli uomini che non sono d'accordo ci fa male. E noi dobbiamo essere obiettivi. Ho pagato. Noi dobbiamo essere obiettivi se sbagliamo, che siamo cattivi, allora è giusto che ci chiudono le live, è giusto che ci puniscono, è giusto che fanno quello che devono fare, ma se noi stiamo ragionando bene è giusto che loro ci chiedano scusa se ci chiudono le live. Io farò un reclame perché io sto dicendo la verità e devono capire che uno che dice la verità ha diritto di parlare. Avete capito? Se noi continuiamo a avere paura, ogni minima cosa che questa generazione ci vuole fare, quando noi abbiamo paura, e loro che fanno? Se ne approfittano. Questo approfittamento noi lo vediamo in tutti i sensi, dappertutto. L'altra live è aperta di nuovo. Gloria a Dio. Sappiate che già c'è lo Spirito Santo dentro quella live per far capire anche a TikTok. Guardate, entrate nella live Angelo Picone 22 e vedrete lo Spirito Santo. È venuto a confermare che hanno torto. Quando noi siamo nel giusto, tutti si devono inginocchiare, tutti. Perché stiamo facendo la cosa giusta. Siamo con quel onnisciente Dio che ci guida ogni attimo della nostra vita. Se stiamo facendo questo, non dobbiamo avere paura di nessuno, anche che crediamo, abbiamo ragione che crediamo, perché se non crediamo, i nostri interlocutori non ci ascoltano. Sembra che sta parlando nessuno. Solo con i gridi si fermano e dice: ma che sta succedendo? E allora, mentre dicono che sta succedendo, cascono per terra in ginocchio, perché se ne accorgono che la realtà della vita è questa. E stasera vogliamo veramente dire: Abba Padre, perdonaci se abbiamo agito male
castigaci. Ma se stiamo cercando di aiutare il tuo popolo, illumina la nostra via, illumina i nostri interlocutori, illumina questa gente che sono al potere, che possono dare un avviamento più adeguato a controllare il mondo che sta perendo. Come vedono, ci sono bambini che non hanno neanche cibo per mangiare, perché il suo papà non lavora e non ha lavoro, e vedono il loro papà che si sta depressando, volendo lavorare, non ha un lavoro, non ha come percepire, come portare ai suoi figli un pezzo di pane, anche senza nessun contorno, pane solo, non ce l'hanno. E ancora, a fine d'anno, fra 2 mesi, novembre siamo a novembre 8, novembre 2023, fra un mese e mezzo circa, a gennaio, siamo nel 2024 e all'inizio dell'anno c'è da pagare. Dove prenderemo questo denaro per pagare? Avete qualche consiglio? Avete qualche consiglio da dare a vostro fratello, a vostra sorella, ai vostri nipoti? Avete qualche consiglio? Vedete, la sorella Margherita Carducci gli è arrivato 800 euro da pagare. 800 euro, non si scherza. Ma quanto deve guadagnare una persona? A me mi è arrivato 600 euro di luce. Ma perché? Perché sto aiutando a voi, popolo di Dio. E voi che fate? Invece di mettervi la mano in tasca, per l'esattezza 950 euro ci è arrivato alla sorella Margherita. Puoi descrivere di che cosa? Di luce, di gas, di spese, spazzatura. Scrivilo, non ti preoccupare, io lo sto dicendo. A me mi è arrivato 600 euro di luce. Sono andato a reclamare, che cosa mi ha detto? Adesso ci cambio la categoria. Dimo, e ancora ti deve arrivare quello della corrente, poi ti deve arrivare quello del gas, poi ti deve arrivare altre cose, l'assicurazione. Ma quanto deve guadagnare quel benedetto Michele di tuo marito? Quanto deve guadagnare per pagare, per affrontare tutte queste spese? Uè, cari nella grazia di Dio, e anche quelli che non sono nella grazia di Dio, hanno diritto anche loro di campare, perché se non campano non possono neanche convertirsi a Dio e a Gesù, perché muoiono per strada prima di convertirsi. Perciò dobbiamo aiutarle anche a loro. E Margherita dice, non hanno vizi, perché se c'è il vizio, quello che si mette in bocca, sarebbero rovinati. Ogni tanto per qualcuno li vado a comprare e vedo che spesa esco per qualcuno che ancora dice no, tu me l'hai insegnato e adesso sono cavoli tuoi, e tu me l'hai insegnato e adesso io continuo. Bravo. Oggi, come oggi,
Vi state facendo il conto? Non potete neanche soddisfare i vostri vizi, perché non avete neanche per i vostri vizi. E Margherita dice: ringrazio Dio, anche i miei figli sono educati. E questa è una premessa da valutare, perché se avete dei figli maleducati e approfittatori, vi rubano il denaro nel cassetto e si vanno a comprare per i vizi. E sappiamo se sono vizi quelli duri. E mi capite, qui non posso parlare. Voi, cari nel Signore, cercate di svegliarvi. È tempo di aprire gli occhi, di aprire il cuore e lo spirito. Avvicinatevi a Dio, avvicinatevi a Gesù e svegliatevi, perché qui ci vuole un cammino che dobbiamo vedere cosa c'è da fare. I francesi ci hanno superato come malintraria. Dicevano che i francesi erano stupidi, eppure hanno fatto tremare i politici della Francia. E qui, che dicevano che erano i mafiosi, siamo diventati i cretini. Non uso parole sporche perché vengono registrate. Siamo diventati i cretini. Sapete perché? Perché qui in Sicilia abbiamo la Creta. La Creta abbiamo. Perciò siamo diventati cretini, no mafiosi. Sono due volte che tu mi fai questa domanda. Va bene. E non ti permetto di farne tre, perché divento cattivo. Invece di scrivere delle domande, se non vi piace, uscite e ve ne andate. Oggi dobbiamo svegliarci, cari nella grazia, cari amici, cari nemici, cari atei. Qui non facciamo religione, perciò siete pregati a essere uniti, perché non facciamo religione. O siete atei, o siete altre cose, gay o lesbiche, qui accettiamo tutti, non facciamo nessuna limitazione. Questo è il momento di unire le nostre forze e far vedere a questa politica chi comanda, se comandano loro o comandiamo noi. Oggi ci dobbiamo svegliare. I francesi non sono meno di noi. In noi c'è il sangue della mafia. Ma dove andate a finire? L'avete messo dentro il cassetto o dentro l'armadio? Avete qualche nascondiglio nell'armadio o nel cassetto? Andatelo a prendere. E cominciato a spolverare e dire: finalmente sei venuto, finalmente, finalmente sei qua. Coltivatelo, perché presto si deve usare a qualunque costo. Se dobbiamo morire, è giusto che moriamo da malandrini e di mafiosi, e non da cretini, come state facendo adesso. Vi siete lasciati andare, vi siete lasciati andare, ve lo devo dire, vi siete lasciati andare
vi siete arenati come l'onda del mare che fa avanti e indietro, avanti e indietro. Guardate, lo Spirito Santo è in Angelo Picone 22. Margherita, passa in Angelo Picone 22, così lo vedrai. Avanti e indietro, come l'onda del mare avete fatto fino adesso. E cari nella grazia, o amici futuri nella grazia di Dio, se non ci svegliamo qui, ci mettono dentro l'armadio e ci chiudono. Perché a lavorare non ci possiamo andare più, perché lavoro non ce n'è. Ma per pagare le tasse dobbiamo uscire, obbligatorio, se no aumentano. Che cosa? Ci puniscono, ci mandano la mora e aumenta la tassa. E allora, che c'è da fare? Svegliatevi, svegliatevi. Vi dovete svegliare. I francesi non sono stati mai quello che hanno fatto. E a vergogna della Sicilia, del sud Italia, del nord Italia. È una vergogna. Perciò da stasera fate dei gruppi e parlatene con tutti. Questo movimento si deve subito mettere in movimento. Nessuno d'oggi in poi ci deve prendere e mettere nel cassetto. È al momento giusto di farci uscire per andare a pagare le tasse. Abbiamo diritto anche noi di vivere, e i nostri figli. I nostri figli, quando ci dicono: papà, ho bisogno del cibo, voi cosa ci dite? Sento, papà, non vedi che non lavoro? Dove lo vado a prendere il cibo? Te ne vai a rubare e mi porti il cibo. Il bambino ha bisogno di mangiare. E allora che cosa cresce? La delinquenza. Questo vuole lo Stato? Vergogna, Stato! E poi dici che le leggi sono giuste per tutti i cittadini. Dov'è? Dov'è questa giustizia? Dove? In Germania? Appena uno non ha niente da mangiare, gli passano il sussidio per mangiare, ci danno giusto il mantenimento che mangia e non va a rubare. E qui dove sono queste cose? Vergogna, Stato! Vergogna, primo cittadino! Perché parte da te, primo cittadino, vergogna, vergogna! Vergogna! Vi dovrete vergognare tutti quelli che siete a capo di Stato e secondari politici. Tutti vi dovete vergognare. Avete rovinato una nazione. E bello è che ancora non fate niente. E io vi dico che non passerà molto tempo che tutto quello che avete sconfinato vi sarà sequestrato, anche che l'avete venduto. Dovete ripagare tutto quello che vi siete presi, dall'inizio fino adesso, anche che siete andati in pensione. Deputati, dovete pagare tutto, perché ci sarà una legge che voi dovete pagare tutto quello che vi siete preso rubando al cittadino. Vergogna! 6.000 euro
12.000 euro. Il presidente quanto si prende? Se ne va in pensione, quanto si prende? A vita! Vergogna! E un cittadino non può mangiare e non può dare da mangiare ai suoi figli? E nessuno si muove. Vergogna! A dispetto di tutti quelli che sono al potere. La sera, quando andate a letto, come fate a dormire? La gente deve lavorare 24 ore su 24, come la sorella Eliana Spengler dice: lavoro molto. No, sorella, presto non lavorerai molto e avrai per 10 volte lo stipendio, te lo garantisco io, nel nome santo di Gesù. Gli stipendi saranno alle stelle e le cose.